Allora, ciao a tutti, questa è la prima assemblea nazionale della campagna Noi Restiamo, che è nata 2 anni fa, che si è sedimentata l'anno scorso a Bologna e che la scorsa primavera ha iniziato a mettere le basi anche qua a Torino. Noi Restiamo nasce come declinazione della questione giovanile all'interno dell'analisi della ristrutturazione macro-regionale che sta avvenendo nel capitale europeo. Dovuta sia alla più grande crisi sistemica degli ultimi 80 anni, sia alla costruzione in itinere del polo imperialista europeo, che vede questo nello specifico la formazione di 2 aree all'interno dell'Europa, un centro capitanato dal grande capitale tedesco e basato su delle politiche neomercantiliste sostanzialmente e una produzione ad alto valore aggiunto, e invece una periferia composta dai paesi dell'area mediterranea, ma anche si possono includere i paesi dell'est Europa e l'espansione appunto verso est, a cui viene sostanzialmente attribuito il ruolo di colonie interne in questo processo. Declinazione giovanile, per dire un esempio di questo processo, possiamo vederlo anche nella formazione in Europa di due diversi tipi di università. Uno sostanzialmente vessato da tagli lineari, soppressioni di interi corsi di studio e in generale una riduzione della qualità della didattica, e invece al nord la formazione di pochi poli di eccellenza. Facciamo andare. Di poli di eccellenza che diventano anche per coloro che nei paesi mediterranei o dell'est decidono di voler continuare a studiare, spesso e volentieri l'unica possibilità di portare avanti il loro percorso di studi, provocando quella che, piuttosto che una fuga di cervelli, è più sensato chiamare un furto vero e proprio di cervelli. Dicevamo declinazione della questione giovanile, ma volevamo mettere in chiaro che non per questo si intende che individuiamo né nei giovani e negli studenti in particolare il centro della nostra analisi, anzi rigettiamo in toto la tendenza allo studentismo che fin troppo ha caratterizzato tutta una serie di movimenti politici in Italia, ma anche nel resto dei paesi europei. Ma trattiamo la questione giovanile, riteniamo che ne abbia senso all'interno di un percorso più complessivo, all'interno quindi di un'area politica composta da diverse soggettività, ognuno che con ognuno con i propri strumenti e i propri modi di agire sul reale, quindi sul sociale, sull'analisi teorica, sulla rappresentazione politica, che possano lavorare ogni tanto secondo un percorso indipendente, ogni tanto direttamente in sinergia, in visione di un progetto complessivo più ampio. Crediamo infatti che la pretesa di un piccolo gruppo di fare un'analisi omnicomprensiva che tocchi tutti i blocchi sociali diversi e tutte le specifiche caratteristiche, l'analisi teorica e tutto quello che dovrebbe, che ovviamente sono tutti collegati, ma tenere dietro tutto insieme diventi un qualcosa che rischia di diventare sterile, e quindi per questo riteniamo che il lavoro all'interno di un'area più complessiva rimanga fondamentale. All'interno di questo discorso, un punto centrale del lavoro di Noi Restiamo è quello della formazione di una cultura alternativa rispetto al discorso del padrone che ci viene sostanzialmente presentato quotidianamente dai luoghi di lavoro, alle aule universitarie, dai mezzi di comunicazione, dai media, eccetera. E quindi un'analisi che si sappia sempre, che si fondi comunque sempre sulla divisione in classe che caratterizza e sostiene il modo di produzione capitalista, sulla dialettica interna agli avvenimenti che vi avvengono, e basato su un metodo scientifico ripulito da idealismi e vuote retoriche. Su questo argomento specifico, per esempio, riteniamo che sia molto importante fare attenzione sulle parole d'ordine su cui basare la propria azione politica. Ad esempio, da ormai l'inizio della crisi,
il concetto di austerità è al centro del dibattito sia istituzionale che di movimento, e questo non a caso, anche se riteniamo che in realtà austerity sia un concetto in sé spurio, che comprenda almeno tre diverse dinamiche e che ha un senso per chiarirsi cosa succede, dividere. Per dire, cadono sotto l'ombrello di austerità quelle dinamiche che servono, che sono funzionali alla ristrutturazione del sistema produttivo di un paese, la ristrutturazione del suo nucleo più importante, come possono essere, per dire, le riforme del mercato del lavoro o lo smantellamento del sistema pubblico statale. Quello che vediamo, per dire, in questi giorni con il Jobs Act e il governo Renzi sicuramente può entrare in questa categoria. Da notare, per inciso, che non sono soltanto questo tipo di politiche che vengono denominate come austerity, quelle che partecipano alla ristrutturazione del sistema produttivo, ma anche politiche industriali come possono essere quelle di sostegno alle esportazioni o energetiche, o anche semplicemente dinamiche di mercato, come possono essere la concentrazione di capitali che deriva dai numerosi fallimenti. Quindi questo è uno. Diverso, pur se ovviamente collegato, sono le politiche che sono il risultato di una ridefinizione della distribuzione del prodotto da un paese, e che derivano da mutazioni nei rapporti di forza delle diverse classi. In questa categoria vediamo, per esempio, i tagli al welfare, invece, quindi al salario indiretto, o appunto le riforme dei sistemi pensionistici, quindi tagli al salario differito. E questa è una cosa. Ancora diversa sono le politiche che derivano dai rapporti di forza internazionale. Sotto questa categoria sono sicuramente, per dire, le politiche imposte dal Fondo Monetario Internazionale durante gli anni 70-80 a molti paesi sudamericani e africani, ma sicuramente anche le politiche imposte dalla Troica, per dire, alla Grecia, al Portogallo, negli ultimi anni. La differenza con i primi due tipi è sostanzialmente più che qualitativa, di livello quantitativo, ovvero questo genere di riforme sono caratterizzate da una violenza che lascia sostanzialmente smantellato la struttura sociale di un paese, in una maniera che spontaneamente il capitale locale non farebbe mai, ma non perché è più buono semplicemente, ma perché non ha interesse a smantellare completamente la struttura sociale del terreno in cui abita. Questa distinzione, appunto, tutte questo genere di cose sono ovviamente strettamente collegate fra loro, ma è importante tenerli divisi. Per dire, in risposta a chi sostiene che la Germania si fosse trovata più preparata alla crisi perché aveva già iniziato dall'inizio degli anni 2000 delle politiche di austerità, in realtà a guardare il tipo di politiche che aveva avviato la Germania erano sostanzialmente rispetto al primo tipo, e quindi riforme del mercato del lavoro, i mini job e puntando sulla competitività internazionale, ben diverso da quello a cui è stata sottoposta la Grecia, per esempio. È importante anche per capire dove siamo noi e quindi su cosa basare la propria analisi politica. L'Italia ha subito sicuramente delle manovre fortemente antipopolari negli ultimi anni, ma ancora non paragonabili a livelli come possono essere quelli greci. Mentre invece, appunto, le azioni del governo Renzi adesso, ma come in perfetta continuità con quelli che l'hanno preceduti, sembrano partecipare di più alla prima categoria di austerity, tra virgolette. Il capire, ovviamente, è sempre possibile, cioè dove si finisce con questo processo è qualcosa in divenire. Se l'Italia, quindi, rispetto al percorso di ristrutturazione macroregionale di cui parlavamo prima, si troverà ad essere sostanzialmente l'ultima fra i primi, cioè la prima fra gli ultimi, quindi il paese più grosso e più solido, tra virgolette, nell'area mediterranea, nella periferia europea, oppure se si troverà a essere l'ultima fra i primi, quindi integrata al centro produttivo, ma comunque appunto ultima fra i primi, appunto, come dicevo, dipenderà da
tante dinamiche interne, le decisioni interne alla classe dominante italiana, i rapporti con il resto del capitale transnazionale, e sono questioni che però su cui dobbiamo tenere le antenne alzate sostanzialmente, perché rischiamo invece, concentrandoti sull'austerity generica, di rimanere, se la direzione della storia andrà poi in un'altra cosa, con un pugno di mosche in mano. Non che appunto le politiche di ristrutturazione siano meno dannose, semplicemente sono meno esplicite, hanno delle ripercussioni che si vedono dopo più anni e che modificano la struttura a livello più del nucleo. E come prima cosa poi passo la parola a Olivo, che continua. Francesco. Appunto sono Francesco, del nodo bolognese originario della campagna Noi Restiamo, una campagna che formalmente, come giustamente ricordava Lorenzo, dal discorso del quale cercò un attimo di prendere spunto, no? Per andare un po' così a tracciare velocemente qualche input possibile, per lanciare qualche feedback dal quale partire per i ragionamenti che in maniera molto più approfondita poi porteranno avanti i nostri relatori, nonché compagni. E come diceva giustamente Lorenzo, è una campagna che è nata un anno fa perché nel momento in cui nell'autunno, tra l'altro esattamente 365-366 giorni fa, in quell'autunno del 2013 si verificava una due giorni che ha segnato un passaggio nella seppur breve, sporadica, a tratti incerta storia delle mobilitazioni e delle contestazioni allo Stato di cose presenti che abbiamo visto in scena in questo paese. Una due giorni, quella del 18 e del 19 ottobre del 2013, in cui si è vista un'esondazione, anche in quei due giorni si è vista in effetti un'esondazione di un corpo sociale che da troppi anni, rispetto alla, se consideriamo banalmente che sono ormai 6, all'epoca erano 5, ma comunque da troppi anni una crisi sociale, economica e politica strutturale attaccava, attanagliava il paese e nello specifico continua ad attanagliare soprattutto le sue fasce più deboli. Vediamo indici della disuguaglianza che aumentano i tassi di povertà assoluta e relativa, eccetera eccetera. Una mobilitazione che invece è riuscita a vedere unita e un'emersione, perlomeno così l'abbiamo definita in tanti durante le settimane successive, l'emersione di un blocco sociale, l'abbiamo definito così, tradendo forse Gramsci in parte, nel momento in cui la definizione di blocco storico ben altre aspettative avrebbe, no? Una classe operaia che si fa portatrice di interessi generali, eccetera eccetera. Di sicuro non era quello che in quei due giorni si stava manifestando, ma senz'altro rispetto alla lentezza di processi di mobilitazione collettiva e sociale che hanno avuto i suoi punti più alti esclusivamente sul mondo studentesco, vedendo finire quella prospettiva, tendenzialmente facciamo riferimento al mondo dell'Onda, del No Gelmini, e vedendo appunto la latenza di movimenti di protesta che sapessero portare avanti le rivendicazioni generali, in quella due giorni si è visto un passaggio ulteriore, in cui evidentemente si mettevano a confronto rivendicazioni territoriali, rivendicazioni specifiche, rivendicazioni di carattere salariale, sindacale, rivendicazioni politiche di volontà di emersione, e questo è ciò su cui abbiamo posto l'attenzione da quel giorno in poi, di rivendicazioni di carattere politico specifico da parte di un segmento generazionale che fino a quel momento, se si era espresso, nella propria forma identitaria, nella propria natura di studente, e che invece forse crediamo di poter dire, in tanti abbiamo creduto di poter dire, anche al di là di chi poi appunto ha messo in piedi un po' la proposta di questa campagna, e forse iniziava a parlare di qualcosa che andava al di là delle prospettive dei lavoratori, della conoscenza strettamente intesi. Un segmento generazionale ci sembra di aver individuato all'interno appunto di questo blocco sociale che piano piano iniziava ad emergere, che pure oggi a un anno di distanza vediamo
che a fatica riesce a riconoscere se stesso, a portare ad alzare il grado della propria, delle proprie mobilitazioni, il grado della propria strutturazione coordinata, il grado delle proprie rivendicazioni anche politiche, un segmento generazionale che all'interno di quel blocco comunque sia ci stava raccontando un cambio di fase che oggettivamente il paese, l'intera area mediterranea, non solo, come giustamente riconosceva meglio di me adesso Lorenzo, sta attraversando ormai gli anni. Se evidentemente è vero, come crediamo sia vero, che questa crisi sta ponendo la crisi definitiva di quello che è stato poi un po' il perno sociale del sistema di accumulazione di crescita dal dopoguerra ad oggi, ovvero la crisi di quel segmento di classe media che è stato il perno della strutturazione sociale delle società occidentali, è vero evidentemente che i primi a subire questa mancanza di identità collettiva come classe media saranno evidentemente i giovani che ad essa si affacciano. Vedremo quindi che qualcuno avrà la possibilità, accedendo a quello che Lorenzo mi sembra abbia definito, no? Anche lui, il binario alto, il binario, la prima classe del mondo della formazione, genericamente inteso appunto da quello universitario, accademico, di formazione anche post-accademica alto, vedi appunto la definizione di qualcuno che riesce ad accedere a queste possibilità, una fascia ben ristretta, è una marea molto corposa e numerosa di persone che invece intorno ai 20 anni, secondo canali diversi, accedendo meno al mondo dell'università, accedendo meno a corsi professionalizzanti sin dal secondo grado dell'istruzione superiore oppure successivamente, non ci importa in questo momento nello specifico, si vede invece candidata per andare a ricoprire il ruolo di bassa manovalanza per lavori a basso contenuto tecnico, che sono quelli che nella terziarizzazione delle nostre economie vengono probabilmente destinati alla stragrande maggioranza dei giovani di questo e di altri paesi nell'Unione Europea. Questo significa tendenzialmente che i ragionamenti devono evidentemente essere diversi, non avere più intorno appunto alla nostra età, trovarsi di fronte a un bivio che non vede più la possibilità di accedere a quel corpaccione misto di identità da classe media nel quale comunque si sentiva la possibilità di riuscire a barcamenarsi un po' tramite un welfare che riceveva, un po' tramite il risparmio privato, un po' tramite sistemi di contrattazione collettiva che ancora riuscivano a manifestare gli interessi generali anche di quel settore sociale, e si vede la necessità di dover rideclinare in maniera nuova, evidentemente anche più conflittuale, evidentemente con prospettive diverse, con parole d'ordine altre nuove rispetto a quelle formulate finora, per chi si sta candidando ad andare a indossare le fila del mondo del lavoro precario, subordinato, senza diritti, all'interno appunto dell'attuale divisione internazionale del lavoro nel continente europeo. A quel mondo lì ci vogliamo rivolgere quindi come campagna in maniera molto laica, molto larga, sapendo bene che tanta sarebbe ancora la strada da fare perché si riuscisse a far sì che questo segmento generazionale oggi, che oggi si vede negare il proprio futuro, possa invece riuscire a formulare un'alternativa diversa per sé e per le generazioni che verranno. Sapendo che tanta è la strada da fare, sappiamo che evidentemente il primo nodo su cui insistere è evidentemente la collettivizzazione, la generalizzazione di un'analisi condivisa, di punti di partenza comune che sappiano portare avanti interessi e quindi letture e quindi interessi diversi da chi invece sta mettendo in campo l'attuale sistema di cose, da chi riesce a creare, sfruttando l'accelerazione causata dalla crisi, da chi riesce a creare un sistema di sfruttamento nuovo, più centralizzato e più omogeneo sulle spalle di questi futuri lavoratori precari, simili disoccupati o meno che saranno. E per cui questo senz'altro ha determinato il fatto che per noi il soggetto giovanile significa che vada tenuto in considerazione tanto quanto riferimento interno per questa campagna quanto come riferimento esterno.
intendendo dire con questo che deve essere tanto il soggetto da organizzare, una parola che forse non si sente, no, troppo spesso non sentiamo dire più, il soggetto che deve sapersi dare forma organizzata, cercando di capire quale sia la più adeguata per la fase che stiamo attraversando, e che allo stesso tempo sappia parlare ai propri simili, sappia parlare ai propri coetanei, sappia parlare a chi, al di là della questione anagrafica, affronta una condizione di vita simile, in maniera da costruire una comunità di destino basata appunto su una lettura comune e su rivendicazioni minime, basi comuni. E questo è il motivo che ci spinge a insistere sul fatto che il mondo della formazione, ripeto, in maniera larga, dal secondo grado delle scuole dell'obbligo al mondo dell'università, al mondo dei corsi professionalizzanti finanziati dalle regioni tramite i fondi strutturali europei tanto poco utilizzati dalle amministrazioni locali, eccetera, eccetera, possano essere quel punto in cui creare accumulo di forze che proprio lì vedono la propria dispersione, o verso un senso, oppure probabilmente verso un altro. E a chi è destinato ad andare a ingrossare le fila del precariato futuro, che vogliamo rivolgerci perché in quel momento riesca ad assumere un'identità collettiva per gli anni a venire. E a partire da questo che però la considerazione poi diventa banale. Non possiamo immaginare che un progetto di alternativa, di costruzione di un immaginario diverso e di una strategia comune largamente intesa anche con altri settori sociali si possa limitare esclusivamente a questo segmento sociale qui. E per cui banalmente sappiamo che se vogliamo comunque continuare a praticare le nostre azioni di carattere misto tra il sindacale e quello politico, dobbiamo evidentemente saperci muovere in un'area più larga nella quale noi non siamo sicuramente gli unici soggetti interlocutori con il corpo sociale, con la classe genericamente intesa. Sappiamo bene che se il nostro portato è così specifico, dobbiamo riuscire quindi a interagire sul piano dell'analisi, sul piano della rappresentazione politica e sul piano della strutturazione concreta delle rivendicazioni sociali e sindacali, passo dopo passo, con tanti altri soggetti. Sono questi soggetti che in questo anno di strutturazione della campagna abbiamo già incontrato, sono soggetti che come l'unione sindacale di base, nel momento in cui ci siano rivendicazioni specifiche sul mondo del lavoro, come questo soggetto antagonista che è ancora embrionale, nascente, che recentemente tra l'altro ha visto la sua formalizzazione come rossa, di cui tra l'altro qua abbiamo anche qualche esponente, possono essere i nostri interlocutori privilegiati per condivisione di analisi e di proposta con il quale insieme cercare di concordare un minimo denominatore comune per un'azione che sia organica e strutturata verso un progetto che voglia avere la pretesa di avere un ampio respiro e non cadere nelle mobilitazioni delle date specifiche e delle singole manifestazioni. E quindi in base a tutti questi ragionamenti che pensiamo che appunto oggi sia centrale andare a interrogarsi su quali sono le ipotesi organizzative possibili. È per questo che a partire dalla contestualizzazione della fase economica insieme a Giorgio e appunto del quadro politico, delle ipotesi possibili sul piano teorico e pratico con anche gli altri relatori della giornata, vogliamo interrogarci e confrontarci su come possibilmente si possa andare avanti nei prossimi mesi e da oggi in poi. E in tutto questo appunto un'assemblea nella quale comunque dichiariamo la nostra volontà di federarci sul piano nazionale al progetto messo in campo dalla rete dei comunisti negli ultimi anni, perché sia quel punto di confronto per una strutturazione di analisi e di proposta condivisa del più alto livello possibile, senza scartare però, sapendo bene quella specificità
del nostro intervento, senza scartare assolutamente la possibilità continua di un'interlocuzione, di patti di scopo specifici con tutti quegli altri soggetti che si pongono su un cammino simile al nostro e con i quali dobbiamo immaginarci comunque un futuro coordinato, organizzato, per il, se non domani, per il dopodomani. Io quindi partirei lasciando, dopo tutta questa manfrina, la parola intanto a Giorgio, al quale ponevamo la prima domanda del pomeriggio, chiedendogli appunto come oggi la lettura marxiana, prima ancora che marxista, portata avanti in quel tomazzo che è il Capitale, e non solo in quella scrittura lì, ma anche in altre, possa essere oggi utile per interpretare la congiuntura economica che stiamo vivendo nella nostra vita quotidiana, che non parla più di settori industrializzati avanzati in Europa, ma parla di finanziarizzazione, di terziarizzazione e di mercato globale. Partendo da questa domanda, poi ci porremo gli interrogativi successivi. Intanto quindi lascio la parola a Giorgio Gattei. Dunque, ecco, ho segnato una frase finale che tu hai scritto, hai detto appunto. Ecco, la possibilità di costituire una comunità di destino fondata su una condivisione di saperi comune. Ecco, è questa, bisogna trovare qual è questo sapere comune. Se si vuol far ripartire un processo di ricomposizione di classe, è necessario che ci sia una condivisione di un certo sapere. Ora, per quanto mi riguarda, questo sapere è immancabilmente il sapere marxiano. Non marxista, ecco, diciamo, di risalire alla fonte autentica di Marx. Bene, nella mia elaborazione intellettuale ha fatto epoca lo studio, la conoscenza di un economista giapponese che è morto nel 1977, si chiamava Koso Uno, Uno è il cognome, l'ho scritto così, Uno, che aveva fondato una scuola molto di interpretazione del Capitale, molto importante in Giappone, e alla quale io sono rimasto particolarmente affezionato. Koso Uno praticamente dal 1946, prima ha avuto dei problemi quando in Giappone c'era stata la dittatura militare, ha avuto dei problemi perché era marxista, poi finalmente sconfitta i governi militari con la fine della guerra mondiale. Ecco, e Koso Uno non ha fatto altro che, nella sua carriera intellettuale, la cosa più importante è di prendere il Capitale e cercare di capire, di destrutturarlo per capire come era fatto. E è arrivato ad una conclusione, per me assolutamente sconvolgente, che quando si legge il Capitale di Marx, in realtà noi troviamo tre elementi che sono inseriti insieme, che vengono pasticciati, ecco, che sono combinati insieme, che vanno distinti per riuscire a capire quali sono i tre livelli di analisi a cui noi ci muoviamo. Dietro questa interpretazione di Koso Uno c'è un rinvio alla logica hegeliana. Quando si parla di termini filosofici, io posso approcciare il mondo in una dimensione generale, in una dimensione particolare e in una dimensione singolare. Faccio la rovescia, sì, per esempio, va bene, facciamo un'applicazione, parlo di un essere umano, parlo di me, io sono un uomo, no, un essere umano, prima di tutto, assolutamente identico a tutti quanti, non c'è nessuna differenza fra me e chiunque, poi naturalmente sono un uomo maschio, bianco, ho le mie definizioni specifiche, quindi entro nel particolare, cioè sono simile soltanto ad una parte di questa totalità e non ad altre parti, e infine sono io, me, singolo, e sono assolutamente diverso da tutti quanti. Bene, altrettanto dice Koso Uno, bisogna stare attenti quando si studia il capitale o meglio un oggetto capitalistico, a quale livello di analisi ci muoviamo. Ci muoviamo a livello della specificità singolare, oppure alla particolarità o ancora alla generalità. Bene, Marx cosa ha fatto? Ha fatto questo libro straordinario che si chiama Il Capitale, Das Kapital, che quindi sembrerebbe alludere alla generalità complessiva, in realtà ha pasticciato come un accidente, perché ci ha messo dentro anche la particolarità e la singolarità. Tanto per capire il problema, la necessità di questa distinzione oggi. Se noi oggi volessimo, abbiamo davanti il problema sollevato della questione dell'Unione Europea, le politiche d'austerità, eccetera, eccetera. A che livello le vogliamo distinguere? Come le vogliamo interpretare?
Allora, prima di tutto abbiamo un livello di singolarità, le politiche d'austerità in Italia oggi da parte del governo Renzi, proprio uno specifico assoluto, sono diverse da quelle tedesche, sono diverse che so da quelle che farà Olanda, è diverso assolutamente, come sapete benissimo, dalle politiche di quantitative easing americane, quindi c'è proprio questa parte, questa specificità italiota delle politiche di austerità. Bene, a questo punto però vedo anche che questa specificità italiana sta dentro una particolarità europea, ecco, è analoga questa nostra croce che ci stiamo portando avanti, e poi in realtà non è soltanto nostra, ma è uguale, dimmi vi scappata, no, analoga a quella che viene portata in Italia, in Europa, a livello dei, a danno dei partiti, dei paesi maiali, i famosi PIGS. Quindi è una specificità europea. Ecco, che in questo caso si contrappone radicalmente alla soluzione, alle politiche economiche che vengono adottate per esempio negli Stati Uniti e in Giappone. Ecco, allora c'è una particolarità europea, c'è una singolarità italiana, una particolarità europea. Ultimo, vabbè, lo sappiamo, hai cercato di accennare, ne hai accennato quando si parlava, quando si intende austerità, cosa si intende, eccetera, eccetera. Bene, ci vuole, c'è una dimensione che riguarda la strategia del capitale, che sia italiano, europeo o americano, nulla cambia, o giapponese, nulla cambia. Ecco che allora, ogni qualvolta si analizza un fenomeno economico, capitalistico, e anche il capitale di Marx, bisogna valutare bene quali sono, a quale livello vogliamo muoverci. Vogliamo muoverci a livello del nazional popolare? E allora parliamo delle politiche economiche di Renzi, parliamo della spending review. Vogliamo parlare invece a livello di Europa? E allora parliamo del fiscal compact, ma non in quanto riferito all'Italia, ma in quanto riferito a tutto il sistema europeo. Vogliamo poi parlare a livello globale? E allora parliamo del capitale nella sua fase attuale. Perché? Perché il capitale passa attraverso delle fasi di crescita, di mutazione. Ecco, bene, se è così, come raccontava Coso 1, guardate che ogni volta che leggete il capitale di Marx, dovete stare attenti, che Marx racconta delle leggi, delle regole che si riferiscono al capitale in generale, appunto das capital. Naturalmente però, quando fa gli esempi, una quantità enorme di esempi, la cosa divertente appunto, ma ve lo dico dopo, gli esempi si riferiscono alla fase storica che lui vive, che è la fase del capitale commerciale, colonialista. Non è, per esempio, ecco, non troverete mai l'analisi dell'imperialismo nel capitale di Marx. Ma perché? Perché l'imperialismo è la fase successiva, che è stata poi studiata da Lenin, perché Lenin ha capito che la fase concorrenziale è finita, siamo entrati in una nuova fase che si chiama fase monopolistica, che va studiata con caratteristiche, con le categorie proprie, senza per questo cambiare il carattere del capitale, sia della fase concorrenziale che della fase monopolistica. E poi se andate a guardare gli esempietti, che poi quella è la minutaglia che descrive, addirittura sono gli esempi della industrializzazione nell'Inghilterra vittoriana, all'epoca della regina Vittoria. Perché? Perché era quella con cui lui si aveva a che fare. Ecco, allora vedete subito una cosa, che a questo punto, quando uno legge il capitale di Marx, si trova degli esempi riferiti alla Inghilterra dell'Ottocento, che non ci interessa più, o almeno non funzionano più così come lui le ha descritte. Poi c'è qualche cosa che si riferisce alla dimensione commerciale del capitalismo commerciale o mercantilista, come potremmo anche chiamarlo, e poi finalmente c'è la parte riferita al capitale in generale. Ecco, Coso 1 aveva questa ambizione di eliminare tutte le parti improprie per arrivare al nocciolo teorico del capitale in generale, quello che va, che funziona comunque, a prescindere dalle fasi storiche e dalle singolarità individuali. Ecco perché alla fine l'ultimo suo libro che ha pubblicato prima di morire, I principi di economia politica, in cui è il riassunto dei tre libri del capitale, è un libretto grande così. Perché? Perché ha cercato di raccogliere in questo libretto ciò che riguarda il capitale in generale. A prescindere,
lo ripeto, dalle specificità particolari e dalle singolarità nazionali addirittura. Bene, a questo punto però c'è un problema. Io naturalmente sono in Italia, sono ferocemente avversario delle politiche di austerità del governo Renzi, sono non soltanto politiche criminali ma politiche fallimentari, ma lo sapremo fra qualche anno. Purtroppo è la questione, come quando ci hanno regalato, sappiamo benissimo chi, il governo Monti. Ecco, il governo Monti, ho conservato ancora un articolo di giornale in cui Monti assicurava il gennaio del 2012 che con il suo governo l'Italia sarebbe cresciuta del 10% del PIL in 3 anni. Naturalmente c'era una quantità di gente perché finalmente si buttava via quella carogna di Berlusconi che frenava lo sviluppo. Bene, se andatevi a guardare gli indici statistici, è da quando arriva il governo Monti che il PIL, che al tempo di Berlusconi cresceva ma di poco, è diventato negativo. Ed è stato negativo col governo Monti, è stato negativo col governo Letta e resta ancora negativo col governo Renzi. Cioè vuol dire che i governi tecnici Monti, Letta e Renzi hanno distrutto il meccanismo di crescita del PIL. Con Berlusconi cresceva poco, ma cresceva. Con le politiche del ministro Tremonti cresceva poco, ma cresceva. Con queste politiche di questi ultimi ministri della finanza il PIL è diventato negativo, cioè in rosso. Bene, quindi immaginate, e la mia impressione è che con le politiche economiche di Padoan, per quel che conosco, sono un economista, il risultato sarà lo stesso. Preparatevi, non se ne esce perché non colgono il carattere di crisi che stiamo vivendo, il carattere sostanziale. Immaginate, uno ha dei dolori alla pancia e si prende, che so, un'aspirina, si prende un lassativo, immaginando, vabbè, sarà un po' di costipazione, no, è un tumore, non ti serve a niente. Però bisogna, ci vuole qualcuno che vada a vedere che cazzo di tumore è. E ci vuole l'esperto. Ci vogliono gli strumenti, ci vuole l'attacco, quelle robe. Bene, ci vuole un'analisi che vada al di là della politica economica del governo Renzi, che è un epifenomeno, avrebbe detto Hegel. È una cosa che è molto scomoda, ma che sta alla superficie del mondo, non è essenziale. Allora come faccio a cogliere l'essenzialità? Vabbè, passiamo alla politica economica dell'Unione Europea. Allora mi devo studiare, ecco, il discorso del polo imperialista. Bisogna studiare, sì, come è fatto questo polo imperialista. Perché è facile dire, è imperialista. No, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Come è costituito? Come si muove? Quali sono le sue logiche? Allora, ecco il discorso che tu accennavi. C'è un centro, c'è una periferia. Ci sono dei rapporti fra il centro e la periferia. Che cavolo di rapporti sono questi? Come sono fatti questi rapporti? Sono rapporti imperialistici, bella parola, cosa vuol dire? Perché è facile dire, noi siamo nell'imperialismo, cosa vuol dire? Come quando dicono, ci vuole una politica, ci vuole una riforma strutturale. Beh, mi dite qual è la riforma strutturale che proponete, poi la valutiamo. Mancano in Italia per rilanciare lo sviluppo, ci vogliono riforme strutturali. Cosa vuol dire? Vado dal medico, dice, guardi che lei ha bisogno di prendere delle medicine. Beh, ci mancherebbe altro, allora vengo dal medico per sapere che devo prendere delle medicine. Te, il medico, mi devi dire quale medicina è. Qual è quella adatta alla mia malattia? Non una medicina qualunque. Bene, e allora poi, ma non basta ancora, perché a questo punto voglio capire qual è la situazione, come si pone l'Europa all'interno della fase capitalistica attuale. Ed ecco la necessità di ritornare a quella dimensione ultima del capitale in generale. Quella dimensione ultima che Marx ha impostato in maniera così magistrale. Ed ecco per cui non me ne frega un cacchio di Renzi. Cioè, vabbè, d'accordo, vabbè, ovvio, leggo sui giornali, ma non è quello, non è il mio campo di battaglia, non è quello, per favore. Non mi spreco con le salmerie. Allora ti impegni contro l'Europa, neanche con quello. No, non è neanche quello il problema. Sì, certo. Sono problemi gravissimi, ci mancherebbe altro. Voglio sapere, voglio cogliere
il cuore del problema. Il cuore del problema è il capitale oggi. Bene, ed ecco il mio livello, quello che riesco a fare, ecco, naturalmente, date le mie possibilità molto molto limitate, però almeno questa è la mia percezione. Io, se devo perdere il tempo di mia vita, al di là delle cose belle che faccio, delle cose brutte, questa è una cosa brutta che faccio, beh, che almeno la faccia a livello di un grande avversario, non di avversari cialtroni come quelli che mi trovo davanti. Bene, a questo punto ecco il livello del capitale. Il livello del capitale che è... perché questo capitale ha poi delle caratteristiche, anche lui è un mutante, non è come la cometa di Halley che torna periodicamente, no. Immaginate una cometa di Halley che ogni tanto decide di cambiare, sì, torna, ma cambiando l'ellisse. Io la cambio diverso, non so, invece di farla così faccio un otto, mi diverto a fare delle cose. Ecco, il capitale è un mutante, bene, e a questo punto ecco, noi stiamo assistendo alla necessità oggi del capitale, di ritornare al capitale di Marx e andare a vedere la sua specificità oggi, eh? Ecco bene, all'epoca quando avevo la vostra età ci fu un libro straordinario che ha segnato poi la mia ideologia, la mia concezione del mondo, nel 1966 uscì un libro di Barney Swissy che si chiamava Il capitale monopolistico. Era il tentativo di aggiornare l'analisi di Marx e l'analisi di Lenin è alla situazione delle multinazionali internazionali. Bene. E a questo punto dice, guardate, scordatelo, ci sono i monopoli, c'è l'imperialismo, ci sono i manager, c'è tutta una roba, una cosa, un casino. Quindi certo, la struttura rimane sempre quella, lo scambio forza lavoro capitale è sempre quello, però un conto se il capitale, se il capitalista è il padrone oppure il manager, se è un Agnelli oppure se è un Marchionne, è diversa la situazione. Non può essere Marchionne non è un padrone, è un manager, un imprenditore, chiamatelo come volete, e ha delle caratteristiche differenti. L'impresa manageriale è pur sempre un'impresa capitalistica, ma funziona diversamente dall'impresa padronale, come era quella dell'Ottocento, ai padroni dalle braghe bianche, quella roba lì. Lo dico perché c'è stata una polemicuzza in televisione per cui, quando D'Alema ha osato parlare ci sono i padroni, giustamente c'è stata una, che è la Picerno, una reggicoda di Renzi che è subito imbestialita dicendo bisogna dire manager. Bene, la reggicoda dice una cosa giusta e dice una cosa cretina. La cosa giusta è che non si deve più dire padrone, vabbè, D'Alema è rimasto bloccato nel... forse neanche nel XX secolo, nel XIX secolo. Quindi la Picerno aveva ragione di dargli questa stangata definitoria. Non capisce però, dice una cazzata la Picerno, perché il capitalismo manageriale non c'è più, è finito, c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa che, appunto, ecco l'ultimo argomento su cui mi sono messo a studiare in maniera, perché finalmente dico Dio buono, dopo il capitale monopolistico di Barney Swissy un libro equivalente che mi apre la testa, perché mi fa vedere la novità dei tempi dell'oggi. Ecco il problema, la condivisione di un sapere comune, è il libro di Piketty, Il capitale del XXI secolo, che non è più padronale, ma non è più neanche manageriale, è un capitale patrimoniale, perché il capitale oggi non è più la fabbrica. Ecco, se lo volete trovare il capitale padronale, ecco, studiatevi quello che succede in Cina, nelle fabbriche a Shenzhen e quant'altro. Ecco, quello è un bel capitale padronale. Ma non è più neanche il capitale manageriale della mia gioventù, quello che è rimasto fino a ieri, in cui c'erano i manager, c'erano i padroni e c'erano i manager. Questa volta, ecco, c'è, dice Piketty, c'è un capitale patrimoniale. Il capitale si presenta non come impresa, si presenta come patrimonio, e capitale è tutti i patrimoni che consentono a chi li possiede di ricevere un reddito, un rendimento, una remunerazione. E pensate, questo capitale è veramente universale, perché se volessimo fare una classificazione, nel capitale di oggi c'è il capitale industriale, il capitale commerciale, il capitale dei trasporti, il capitale finanziario,
il capitale fondiario, immobiliare, il capitale speculativo, il capitale privato, tutto questo in quanto privato e tutto questo in quanto pubblico. Immaginate quanto capitale c'è, enorme. Bene, e cosa se ne fa questo Pichettino? Proprio sintetizzo per farvi arrivare ad una sorpresa che il povero Pichettino non sa, ma che io so. Bene, è che questo capitale enorme serve tutto compreso, tutto compreso. Ecco, è stato rimproverato da marxisti di stretta osservanza Piketty, il capitale è soltanto il capitale fisso. A parte il fatto che Marx lo chiamava capitale costante e non capitale fisso. Vabbè, quindi, perché nel capitale costante c'è dentro anche il capitale circolante, vabbè, ma questa è ragioneria. Ma a dire che il capitale è solo il capitale fisso significa avere una visione industriale della situazione capitalistica attuale, quando invece oggi la situazione è, appunto l'ho detto, patrimoniale. Bene, allora tutto questo capitale patrimoniale è la condizione per produrre il reddito. Ci vuole tutto per produrre il reddito. Ci vogliono le industrie, i commerci, la logistica, i trasporti, la banca, i beni, gli immobili, la finanza, il capitale dei privati, il capitale dei pubblici, tutto ci vuole per produrre un euro di reddito. Dopodiché il Piketty è andato a vedersi, lui è un econometrico anche ben rifinito, ha fatto una banca dati notevole che è a disposizione, che è in rete disponibile, bene, per vedere quanto capitale ci vuole per produrre una unità di reddito. Questo capitale così inteso, quanto ce ne vuole? Quanto apparato ci vuole per produrre un euro di reddito? Uno, un dollaro, adesso non lo so, lui come combini. Va bene. Bene, viene fuori che in America ci vogliono 4 dosi di capitale per avere uno di reddito. In Europa ce ne vogliono 6. In Italia ce ne vogliono 7. Cioè, se in America, immaginate, dietro per produrre un reddito ci vuole un apparato capitalistico di 4, l'unità, non lo so, è quella 4 volte, ecco, per intenderci. In Europa 6 e in Italia 7, un casino, per produrre uno di reddito, uno. Ci sono dei problemi, Ecco, dopodiché lui si diverte anche Piketty a vederlo nel tempo, a misurarlo nel tempo, ecco, e lui ha scoperto una cosa curiosa, che questo rapporto cruciale capitale-reddito era arrivato a 6 nel 1913, poi precipita a 2 dosi di capitale e uno di reddito nel 1850. Sta tornando, è tornato a 5 oggi a livello medio generale e sta puntando a diventare a 7 nel 2030, secondo le sue previsioni arriverà a 7. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che immaginate, quindi ci voleva per tutto l'Ottocento fino al 1913, cosa avevo detto, ecco, 5 su 1 per produrre uno di reddito, poi ne bastano 2 per produrre uno di reddito, poi ne viene fuori, torna a 4 oggi e rischia di tornare a 6. Ecco. Dopodiché lui si preoccupa di questa crescita, questo peso del capitale, cioè questa fatica che ha il capitale patrimoniale nel produrre reddito, perché dice qua prima o poi non si tiene mica la società. Ecco. Questo è tutto quello che Piketty sa. Quello che Piketty non sa, ed ecco la novità, è che se io rovescio il rapporto, invece di fare il rapporto capitale-reddito, ma faccio il rapporto reddito-capitale, questa è la misura della produttività del capitale. Quanto reddito mi produce, lui ragiona sempre così, quanto capitale ci vuole per produrre un'unità di reddito. Basta fare la rovescia, quanto reddito mi produce una dose di capitale. Naturalmente la rovescia, altamente la rovescia. Sì, non solo, è qui la novità. Questa produttività del capitale, il rapporto reddito-capitale, non è altro che il saggio massimo di profitto di Marx. Che cos'è il saggio massimo del profitto di Marx? Tutti parliamo del saggio del profitto di Marx, dopodiché lui dice, scusa, che aggettivo ci applichi? Cosa vuol dire?
saggio generale, no, il saggio generale, in realtà c'è un saggio, un altro saggio del profitto, bisogna andarlo a cercare perché non è che è detto esplicito, fuori, è quello che ci serve per oggi. Bene, il saggio massimo del profitto sarebbe quel saggio che, di profitto che i capitalisti guadagnerebbero se i salari fossero zero, se, come dice Marx, virgolette, i lavoratori vivessero d'aria. Ci stiamo arrivando, dovuto con la prospettiva che sta verificando, proprio che possiamo entrare, forse in Italia entriamo in una dimensione del lavoro volontario, si lavora gratis. Bene, a questo punto, se si lavora gratis, il saggio del profitto sarà il massimo, io dico, sì, cosa volete, Dio buono, sarete ben contenti, cari miei capitalisti. Sì, bene, d'accordo, bravi, state andando in quella direzione? Bravi, sempre dritto, sempre avanti. E che succede? Succede che rovesciando quella distinzione, scusate, quella tendenza dinamica che avevo, che Piketty mi insegna, riferisce al rapporto capitale-reddito, che io invece applico al rapporto reddito-capitale. Cosa diceva Piketty? È 5 fino al 1913, poi precipita a 2, poi ritorna su a 4, semplifico per intenderci, con il rischio che arrivi, eccetera, eccetera. Rovescia. Rovesce e scopro l'andamento del saggio massimo del profitto. È 0,22 fino al 1900. No, 0,2. Sì, 0,2 fino al 1913. Della serie 2%. Poi diventa 0,33 negli anni 50. L'età dell'oro. Stavano benissimo ed è riprecipitato a 0,22 oggi e rischia di andare a 0,2. Ma che cos'è sta roba qua? Questa qua è la caduta del saggio del profitto di Marx, soltanto che è riferito al saggio massimo del profitto. Il saggio del profitto, diceva Marx, tendenzialmente cade, ci sono controtendenze, lo sappiamo, però tendenzialmente cade. E lui l'aveva scritto verso il 1867, il suo libro. Bene, in effetti funziona. Fino al 1913, secondo Piketty, il saggio del profitto è basso e cala! Da 0,22 va a 0,2. Cioè, tanto per intenderci, vuol dire 2,20% va arriva al 2%. Poi dopo, no, la caduta del saggio del profitto non c'è. Perché si alza? In effetti si alza, il saggio massimo arriva allo 0,33, cioè il 3,30%, ma dal 1970 ha ripreso a calare. Da quando il rapporto capitale-reddito aumenta, capitalisti patrimoniali, state crescendo come dei maiali, non vi accorgete che state riducendo il saggio massimo del profitto. Il saggio massimo del profitto, il saggio massimo del profitto è quel saggio contro cui, oltre il quale nessun saggio del profitto potrà superare, perché è quello quando non pago niente. Quindi immaginate tutti i saggi del profitto, siccome se il saggio massimo del profitto con salario zero è così, un qualunque saggio del profitto con un pochino di salario pagato, anche poco, precario, a tempo determinato, quelle robacce lì, quelle che vuole Poletti, va bene, ma sarà comunque sotto quel saggio massimo lì. Ma non è un pavimento, non è un soffitto a calare! Cari capitalisti, che non capite, non conoscete il capitale, non è così, è a calare! E cosa vuol dire a calare? Vuol dire che il movimento dei saggi del profitto, quelli che guadagnate capitalisti, si stanno smorzando! Per colpa di chi? Della classe operaia in rivolta? No, non la vedo, no, non la vedo. E allora per colpa di chi? Perché il capitale è troppo. Immaginate un capitale idropico che si sta gonfiando d'acqua e sta... non riesce più a produrre. Ecco, 4 ce ne vogliono negli Stati Uniti, 6 in Europa, 7 in Italia. Madonna, una roba. Bene, a questo punto sappiamo, il capitale deve ripristinare le condizioni di valorizzazione. Questo me lo insegna Marx, non me lo insegna Piketty. Il capitale entra in una crisi di valorizzazione dalla quale esce, terzo libro del capitale, con una devalorizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale
il mercato spontaneamente distrugge l'eccesso di capitale. Il capitale ce n'è troppo. Immaginate che bello. Non è che ci sono, fino adesso abbiamo visto, ci sono i lavoratori riottosi che non vogliono lavorare, che non fanno un cazzo, che vogliono anche super pagati. Quella roba lì. No. Piketty, c'è troppo capitale nel mondo. E prima o poi verrà rigettato. Ecco, verrà rigettato perché sta strangolando il saggio del massimo del profitto. Bene, a questo punto, e qui è l'ultimo argomento, perché veramente, ecco la lezione del capitale di Marx e la lezione della storia del capitale. Piketty mi racconta che questo rapporto capitale-reddito, che era 5 nel 1913, finisce a 3 nel 1950 più o meno. Cioè, cercate di capire, si è ridotto quasi un po' meno della metà. Com'è avvenuta questa devalorizzazione del capitale? Piketty lo ricorda, è semplicissimo. Cos'è successo tra il... Perché hai messo 13, Piketty? Che cacchio di data è il 1913? Ma perché nel 1914, 100 anni fa, è cominciata la prima guerra mondiale. Poi cosa c'è stato? Poi c'è stata la inflazione successiva alla prima guerra mondiale. Poi cosa c'è stata? La grande crisi, la grande recessione degli anni 1929-1933. E poi cosa c'è stata? La seconda guerra mondiale. E poi cosa c'è stata? La seconda inflazione della seconda guerra mondiale. Poi finalmente verso il 1947-48 il mondo, che finalmente ha buttato via tutta quest'acqua in eccesso, il capitale. E come l'ha buttata via? Ecco, il capitale è troppo. Il capitale come si pulisce? Si pulisce dall'eccesso di patrimonio! Das Kapital! Come elimina l'eccesso di patrimonio? O le guerre, le crisi e l'inflazione. Perché cosa fa? Distrugge il patrimonio in eccesso! Fisicamente! Con le bombe! Nominalmente! Con l'inflazione e le crisi di borsa. Quando leggete, ascoltate, la borsa è precipitata, ci sono stati, ha perso, ragà, sono benedizioni quelle perdite lì, non lo capite? Il capitale sta spurgandosi del proprio grassume, e se non lo fa così, ecco perché vogliono l'inflazione. Adesso improvvisamente si sono accorti, beh, però un po' di inflazione ci piacerebbe. Ma come avete fatto una capa tanta così che l'inflazione è il nemico pubblico numero uno, che bisogna, guai mai all'inflazione, eccetera, eccetera. Bisogna stabilità dei prezzi, hanno messo quei coglioni, hanno messo tra gli impegni della Banca Centrale Europea la stabilità dei prezzi. Adesso sono lì che sognano l'inflazione. Perché l'inflazione cosa serve? Serve per distruggere nominalmente i valori capitali. Allora mi è venuto un flash. Pensate alla grande guerra, visto che siamo nel centenario. Sarà che stamattina, prima di partire, mi sono guardato su Rai 3, c'è stato quelle cose lì, si chiama, quei filmati, ecco, i filmati di Zygavertov, sul regista sovietico, del 1920, sull'Unione Sovietica. E guardavo, vedevo questi dirigenti, i proletari che marciavano con la bandiera rossa, quelle belle cose, quei documentari tutti bianco e nero, muti, tutti molto così. Ecco, e cercavo di fare, dico, ma prima cosa c'era? Prima c'era l'aristocrazia zarista. Allora si vedeva anche questi, i dirigenti, a partire da Lenin, l'avete visto, questo vestito molto dimessamente con questo suo berettino, con la giacchettina, tutti vestiti così alla borghese, Ecco bene, prima com'era il governo zarista? Tutti con delle grandi divise, con delle grandi decorazioni, con gli stivaloni, con quanto, quello che volete, era l'aristocrazia dello zar 1920. Che ne era stata dell'aristocrazia dello zar? Tutti stiamo a guardare, vabbè, ammassati, ci piace anche. No, il capitale non ragiona così. Non ci frega un cazzo la capitale degli esseri umani. Anche quelli aristocratici. I patrimoni di quell'aristocrazia, le loro grandi tenute fondiarie, i palazzi che avevano nelle città della Russia, come erano finite?
o distrutte durante la guerra civile, oppure svalorizzate dall'inflazione. E quegli aristocratici lì che giravano le donne in crinolina parlavano francese. Andatevi a leggere i libri di Tolstoi, di Gogol, tutta la grande letteratura russa, sono tutti lì che parlano in francese, perché sono molto, cioè, a Mosca, a Mosca, Chekhov, tutta quella gentaccia lì, bene, a questo punto cos'erano finiti quelli lì, Natascia, Alyosha, quelle robe, guerra e pace, hanno perso tutto e sono andate a fare i camerieri a Parigi. Sì, però parlavano, servivano molto bene in russo. Vada, è così. Bene, sono questi processi storici, ed ecco, e concludo. Questo lo dice, non lo dico io, lo dice Piketty. Guardate che qua di capitale patrimoniale ce n'è troppo. O lo riduciamo. Lui cosa propone? Tassiamoli selvaggiamente. Perché se non li tassiamo, accettino di tassarsi, perché se non li tassiamo, e quel capitale patrimoniale che sta sul reddito, che pesa sul reddito e lo soffoca, e che sappiamo che è lo strangolamento del saggio massimo del profitto, il mercato reagisce con, testuale, una nuova guerra e un'altra grande crisi. Succede una piccola cosa. Improvvisamente il Papa gli scappa detto che stiamo entrando nella terza guerra mondiale. Allora, per quello che io riesco a capire, il Papa sa più cose di me. Se lo dice, io lo intuisco, se lui lo dice, vuol dire che ha informazioni un po' più serie delle mie. E due, perché lo dice? Perché ha bisogno di avvertire. Due, l'altra cosa è che stiamo cominciando a ragionare, ecco, per esempio Padoan ha detto questa crisi qui è più grave di quella del 1929, era ora che ci arrivassi, Un terzo elemento sconvolgente, io sono un docente di storia del pensiero economico, ho sempre fatto Marx nei miei corsi, immaginate, e allora i miei corsi, quando ho cominciato c'erano esplosioni di studenti che venivano a seguire il corso sul capitale, poi c'è stato un lento declino per cui alla fine non c'era qua, era in dubbio, diceva devono cambiare materia perché non c'è quasi più nessuno. Bene, stanno ritornando, perché appunto i giovani, ecco il discorso, i giovani stanno capendo che sta succedendo qualcosa, che siamo un giro di boa, e per comprendere questo giro di boa bisogna conoscere le regole della navigazione, e le regole migliori della navigazione, per quello che mi riguarda, sono ancora quelle di Marx, alla luce di Piketty. Grazie. Dopo la, come sempre, visionaria delucidazione concessaci, ecco la considerazione delle tue impiccatevi dopo la lungimirante visionazione. Ecco, no, Ivo non è giovane, io sono vecchio dentro di testa però un po' pure di corpo. Concessaci comunque da Giorgio. Cerchiamo appunto di interrogare i nostri altri relatori su quali possono essere alla base di questi spunti, però le considerazioni pratiche che noi dobbiamo fare per noi stessi, ovvero che caspita fare, magari non in termini programmatici così definiti come qualcuno poco meno di 100 anni fa ebbe tanto chiaro, ma quantomeno in maniera tale da riuscire a costruire un progetto sensato da che si possa coordinare con le prospettive che in generale settori di classe stanno mettendo in campo. Io parto ponendo questa domanda a Carlo per il momento, Carlo Formenti, il quale appunto nella sua veste tanto di ricercatore quanto di giornalista e di militante politico penso possa innanzitutto aiutarci a vedere quali sono le prospettive possibili, le ipotesi organizzative immaginabili, se valorizzare, ne pensavamo anche quando ne parlavamo tra di noi, se valorizzare
la possibilità di un'azione su più fronti, se tenere invece insieme un punto di convergenza comune che sappia delineare una strategia di lungo periodo, eccetera, eccetera. In base anche quindi alla sua esperienza, alla sua di sicuro maggiore conoscenza teorica del sottoscritto, gli chiediamo intanto appunto cosa ne pensa e che consigli si sente di poterci elargire. Allora, per scendere sulla dimensione del conflitto sociale, della sua organizzazione politica, bisogna ripasticciare i tre livelli di cui parlava chi mi ha preceduto, cioè nel senso che quel capitale, che è l'oggetto dell'analisi di Marx, che è quindi il capitale astratto, si incarna costantemente. E quindi quello che noi abbiamo di fronte è sempre o il singolare o il particolare. Anche il generale si incarna, peraltro. C'è un bel film che io cito sempre a proposito della fase del capitale finanziario, che è questo di... Non mi ricordo il titolo del film, in questo momento mi sfugge persino il regista, ma l'avrete visto tutti, è quello della limousine che attraversa New York, sì. Con questo grande finanziere giovanissimo che continua a lavorare con i suoi computer perché ha scommesso contro lo yuan cinese e invece perde, e quindi sta perdendo miliardi di dollari in microsecondi. Cronenberg, il film di Cronenberg, no? E questo era un'incarnazione artistica, simbolica, di un strato di classe capitalistica emergente in questo momento, che è quello che cerca di reagire alla caduta del saggio di profitto passando da DM di primo a D di primo, cioè cercando di passare attraverso la produzione di denaro a mezzo di denaro, che ha avuto un ruolo molto importante all'interno dell'evoluzione dell'economia globale nei decenni recenti. Quindi ci sono sempre incarnazioni di tutti e tre i livelli, e per capire che cosa si può fare dal punto di vista politico dell'opposizione abbiamo la necessità di ripercorrerli in contesti specifici, anche perché, ahimè, se il capitale è sempre globale, la lotta di classe è solo locale. Io sono sempre stato molto scettico nei confronti delle formulazioni ideologiche dell'internazionalismo proletario. Ahimè, i proletariati europei hanno fatto tutti, con la spinta decisiva dei partiti socialdemocratici di allora, la prima guerra mondiale, e si sono lasciati mobilitare in massa nel massacro fra proletari sulle trincee dal 14 al 18. Esistono sempre delle fratture, che sono le fratture che si determinano a livello appunto del particolare e del singolare, esiste la lotta di classe, esiste la lotta all'interno delle classi, esiste anche la lotta all'interno della classe operaia europea, qua si parla di Europa, i rapporti fra centro e periferia sono tali per cui la Germania riesce a offrire condizioni migliori al proprio proletariato a spese del proletariato della periferia. E quindi quando cominciamo a parlare di politica cominciamo a cercare di capire come questa stratificazione dell'analisi generale ci porta poi a vedere la stratificazione delle incarnazioni concrete e i conflitti fra queste incarnazioni concrete. Prima è stato citato Piketty, allora Piketty è molto interessante anche per me, così come è interessante questa generale riscoperta di Polanyi in questo momento e delle teorie di Polanyi della grande trasformazione da parte di autori come Colin Crouch e altri che tentano di rilanciare la socialdemocrazia sganciandola dal periodo del New Labour e dell'appiattimento totale sulle teorie neoliberiste, perché dietro ci leggo un progetto che era poi lo stesso in qualche modo. Polanyi era molto più radicale, poveretto, in realtà. Questi suoi successori sono alla ricerca di una formula che salvi il capitale da se stesso, in qualche modo, perché si rendono conto che appunto, come descrive Piketty, sta affrontando una crisi che è una crisi strutturale, non è una crisi contingente, non è una crisi ciclica,
praticamente se le cose vanno avanti così, possiamo parlare della crisi come dimensione permanente del capitalismo, che può essere risolta eventualmente soltanto appunto attraverso una distruzione di capitali che può assumere forme diverse, non necessariamente anche per motivi tecnico-politici e tattici, potrà essere una guerra generalizzata, no? Perché coincide troppo con l'eventualità di un annientamento della specie in questo momento, una guerra paragonabile, terza guerra mondiale paragonabile a quelle che sono state le prime due, però di fatto è già in atto una guerra articolata, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a, di nuovo all'ISIS, che non è semplicemente un'insorgenza religiosa, fra virgolette, ma è l'effetto di lungo periodo delle destabilizzazioni del quadro medio orientale dopo una serie di guerre, le due guerre contro l'Iraq e altre, la recente riguerra di Israele contro i palestinesi. Cioè è in atto un tentativo appunto di ricostituire, disperato tentativo di ricostituire condizioni di accumulazione accettabili dopo un tentativo fallito di portare il saggio massimo del profitto attraverso il lavoro gratuito, perché questo è stato fatto. Io ho scritto qualche anno fa questo libro su come l'intero apparato del cosiddetto capitalismo digitale si fonda esattamente su questo, cioè siccome c'è un'integrazione crescente fra produzione, circolazione e consumo dentro certe forme di sviluppo capitalistico, sono riusciti a portare centinaia di milioni di persone a lavorare gratuitamente, senza neanche sapere di lavorare in certe condizioni in Occidente, così come invece hanno riportato condizioni di semischiavitù, pensiamo alla Cina, centinaia di, o all'Africa del Sud o a certe parti dell'America del Sud, centinaia di milioni di nuovi operai, perché gli operai non sono spariti, sono miliardi oggi, sono aumentati fisicamente, matericamente, no? Attraverso la riscoperta anche dell'accumulazione attraverso plus valore assoluto, quindi con l'allungamento assoluto della giornata lavorativa e non semplicemente con lo sviluppo della produttività del capitale fisso e della tecnologia. Quindi c'è un passaggio che è un passaggio epocale molto forte, con un tentativo all'interno delle forme in cui si incarna a diversi livelli il capitale nelle sue varie articolazioni regionali, di trovare delle vie di uscita che sono molto difficili, però. Per esempio, appunto, giustamente si diceva della riscoperta dell'inflazione. Oggi chi incarna di più questa posizione è la Fed americana. C'è stato un recentissimo intervento della signora che adesso regge la Fed americana, durissimo nei fatti contro la politica di Merkel e contro la politica del polo tedesco, imperialistico tedesco, perché vedono un problema molto, giustamente, vedono un problema molto grave, una visione miope a livello degli interessi regionali del capitalismo tedesco rispetto invece agli interessi generali del capitalismo. Qui in un certo senso potremmo dire che l'imperialismo americano, per storia, evoluzione e tradizione, forse anche perché ha ancora una produttività dell'ordine di 4, come si diceva, contro l'ordine di 6, è quello che più si avvicina al ruolo di incarnare il capitale astratto generale analizzato da Marx. Però se noi scendendo sulla terra del concreto, del particolare, del singolare, cominciamo a ragionare sulle capacità di reazione, opposizione a livello locale, ripeto, ahimè, perché questo è il dato di fatto, delle classi subordinate a livello internazionale, il quadro che ci si presenta non è particolarmente ottimistico né ci induce a grandi speranze. Cioè i livelli di conflitto della classe operaia definita in termini tradizionali, se vogliamo usare una dimensione forse troppo tecnico-sociologica, potremmo definire neofordista per quanto riguarda alcune concentrazioni forti di classe operaia, per esempio in Cina, è lì che si sta risvegliando fortemente una dimensione di lotta paragonabile a quella che c'è stata nel ciclo degli anni 60-70 in Italia e più in generale in Europa e in Occidente. E in effetti gli scioperi, che sono, come sapete, illegali, clandestini, ferocemente repressi,
in Cina stanno crescendo a una velocità rapidissima. Il mio ex relatore di tesi di laurea, lontana nel tempo ahimè, che è Ferruccio Gambino, sociologo del lavoro, mi ha parlato di un suo recente viaggio a Shenzhen, invitato da Pungai, questa sociologa di Hong Kong, che sta studiando la nuova classe operaia cinese. Nuova perché? Perché la classe operaia dopo la rivoluzione, no, non l'ha fatta la classe operaia in Cina, l'ha fatta i contadini. La rivoluzione maoista è una rivoluzione contadina, la classe operaia viene inventata letteralmente dal Partito Comunista Cinese creando l'industria pesante dopo la vittoria del 49 e viene distrutta dopo le riforme di Deng Xiaoping, che fa fuori l'industria di Stato cinese. La nuova classe operaia cinese nasce nelle zone speciali che vengono aperte all'immassiccio investimento delle multinazionali straniere, e lì lavorano gli immigranti interni della Cina, che sono ridotti in condizioni di schiavitù, non possono avere la residenza nelle città in cui lavorano, perché è come se fossero i nostri immigrati clandestini, ci vuole il passaporto interno per spostarsi da una regione all'altra della Cina, se non si hanno i soldi per muoversi liberamente come le nuove classi emergenti cinesi possono fare, e quindi vivono nei compound di immense imprese come la Foxconn, dove mangiano, dormono, vivono e lavorano 18 ore al giorno. Quindi c'è qualcosa di peggio dell'accumulazione primitiva che ci fu in descritta da Marx ed Engels nell'Inghilterra di fine Settecento e prima metà dell'Ottocento. Lì si ricrea un'enorme concentrazione di forza operaia conflittuale e vedremo come, se, in quali forme e con quali dimensioni organizzative e progetti politici sarà in grado, se sarà in grado, di muoversi per opporsi alla fase capitalistica attuale. Lo stesso Sudafrica, dove succedono cose anche abbastanza inquietanti, tipo che i minatori sudafricani, che vivono nelle stesse condizioni, anche loro nei compound, possono andare a casa solo due volte all'anno, vengono repressi dai poliziotti neri, non più razzisti bianchi, che gli sparano addosso, e dove il partito di Mandela si è trasformato in un'organizzazione mafiosa che gestisce gli interessi della borghesia, neoborghesia nera sudafricana e delle multinazionali del platino, dell'oro e dei diamanti che sfruttano le materie prime africane. La situazione sudamericana, che conosco meglio perché ho viaggiato parecchio, ho fatto ricerche sul campo recentemente in America Latina, è un po' meglio, cioè esistono delle dimensioni su cui non illudersi. Ho appena scritto questa cosa in cui dico: attenzione, che il socialismo del XXI secolo non esiste. I paesi cosiddetti bolivariani non sono socialisti, sono nella migliore delle ipotesi dei regimi populisti di sinistra che hanno fatto delle cose importanti dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di vita degli strati sociali più poveri, investimenti sociali, un welfare all'America Latina, diciamo, dove non c'era mai stato, però mantenendo assolutamente in piedi la divisione delle classi, migliorando più gli interessi delle classi superiori che di quelle inferiori. Non a caso Lula e la sua discendente vincono a mani basse le elezioni. Attenzione, sono finanziati dalle multinazionali brasiliane, perché sono finanziate a loro volta dai fondi di pensione della aristocrazia operaia brasiliana e dei sindacati, che sono diventati dei gestori tecnici dei fondi di pensione, che danno miliardi di dollari e di euro di investimento a alcuni grossi gruppi nel campo del petrolio, nel campo dell'industria agroalimentare, dove il Brasile sta diventando di livello concorrenziale con gli Stati Uniti e sta investendo direttamente in Africa, per esempio, come la Cina, eccetera eccetera. Quindi è una dimensione molto complessa e articolata della lotta di classe a livello globale. In Argentina ci sono delle cose di straordinario interesse, a mio parere, ad esempio fabbricas recuperadas. Non andate a dire a un argentino che sono le fabbriche occupate, perché non sono le fabbriche occupate della tradizione del movimento operaio, dove si occupa la fabbrica, si resiste per un po' e poi arriva la polizia e ti caccia fuori. Sono fabbriche dove è proseguita la produzione autogestita dagli operai. E la cosa interessante è che sono di più di quelle che erano dopo la crisi del 2000-2001, sono diventate più di 300,
si sono trasformate in cooperative, hanno delle relazioni dirette fra di loro e vivono con l'appoggio delle comunità, dei quartieri, dei picheteros, cioè delle organizzazioni che si erano formate a livello sociale dal basso, con alleanze di classe trasversali, sempre durante la crisi del 2000-2001. Non è il socialismo, è una forma di auto-organizzazione popolare operaia che a livello locale riesce a dare un minimo di prospettiva. Veniamo però a noi. Qui la questione, due cose, una sulla cosiddetta questione giovanile e un'altra proprio sulla questione invece dell'organizzazione politica delle sinistre radicali o che vorrebbero aspirare a farsi sinistra antagonista nella nostra situazione particolare. Sulla situazione della cosiddetta questione giovanile forse dobbiamo andare un po' al di là dell'ottica nazionale, perché c'è un problema che è un problema abbastanza generale a livello di Occidente, che riguarda la fine dell'università di massa. Non serve più, no? Noi negli anni 60-70 avevamo avuto un'intuizione che era quella della necessità, perché l'università di massa non l'ha fatta perché sia anche perché siamo riusciti a strapparla con le rotte, ma anche perché in quel momento serviva, avevano bisogno di una riserva di mano d'opera tecnico impiegatizia a basso costo e quindi dovevano essere tanti i laureati sfornati. Oggi, in un contesto di divisione internazionale del lavoro, dove l'aumento dei cosiddetti lavoratori della conoscenza, termine che a me non piace, perché poi dietro ci stanno tutta una serie di elaborazioni che lo condivido, ma diamolo pure per buono in questo contesto, no? Si trovano in Cina, in India, ancora di più, nell'America Latina, a costi molto più bassi di quelli che possiamo fornire noi. Torna a essere un'università che deve selezionare elite. In Inghilterra questo è di una evidenza palmare, 9.000 sterline all'anno di tasse minime universitarie, 15.000 euro. Chi va a fare l'università con 15.000 euro? Chi appartiene alle classi medio-elevate? Gli stessi programmi universitari vengono sempre più calibrati in questa dimensione. Noi qui abbiamo un calo drastico delle iscrizioni all'università. Io sono andato in pensione all'università di Lecce 2 anni fa, quando ero arrivato 12 anni fa c'erano 30.000 iscritti, oggi sono 20.000, è calato del 30%. Perché? Perché le famiglie chiaramente si sono rese conto che è un investimento a perdere, che tanto disoccupati sono se sono laureati, disoccupati sono se non fanno i corsi di laurea. Quindi c'è proprio un indebolimento strutturale del ruolo dell'università e c'è anche un aspetto, un altro aspetto, che è il dimagramento dell'università è anche funzionale a un progetto politico, perché le università negli ultimi decenni sono state un luogo di concentrazione fisica di corpi insubordinati, cioè un luogo dove i giovani si trovano, si riconoscono, si frequentano, scoprono di avere le stesse condizioni di vita, gli stessi bisogni, gli stessi interessi, gli stessi desideri, si coalizzano e lottano. Questo va distrutto, va disarticolato. E fuori dall'università c'è un uso capitalistico fantastico della questione giovanile. Cioè, leggete gli articoli di Divico e sul Corriere della Sera o di altri su Repubblica, dove ogni giorno ci spiegano che il problema sono i privilegi dei garantiti, quelli che mantengono, no, livelli salariali, diritti, ogni cosa, a spese dei giovani che sanno più del 40%, come se la colpa fosse degli operai residui della grande industria e non di un meccanismo oggettivo della crisi, come è stato descritto anche da chi mi ha preceduto. Quindi c'è una dimensione di uso ideologico fortissimo della questione giovanile, sia dal punto di vista ortodosso liberal-liberista, sia anche dal punto di vista neosocialdemocratico. Colin Crouch, nel suo ultimo libro Quanto capitalismo può sopportare la società, pone come modello la flessisicurezza dei sistemi scandinavi del nord Europa, cioè che i sindacati la piantino di rompere i coglioni, no? E accettino una dimensione
in cui meno garanzie, flessibilità, possibilità di licenziare, eccetera, diano le risorse per fare un welfare universale generalizzato che copre i poveri cristi che non trovano lavoro, che sono soprattutto giovani. Un'altra cosa ideologica che viene usato moltissimo è tutto il discorso delle start-up, dell'autoimprenditoria, no? Non c'è lavoro, inventati il tuo lavoro. Microimprese, partite IVA, no? C'è una bella ricerca di Richard Senn, citata dal Guardian qualche mese fa, dove tutta questa retorica incredibile che è stata fatta dal governo Cameron, ma anche dal New Labour tranquillamente, di promuovere l'autoimprenditoria giovanile, ha creato una serie di microimprese, in alcuni casi individuali, che nel giro di 2 anni sono fallite all'80%. All'80%. È aria fritta tutta la retorica sulle start-up. Quindi c'è una dimensione... C'è da un lato un uso capitalistico della questione giovanile, dall'altro una residua possibilità di utilizzare i luoghi fisici dell'università, dell'aggregazione, prima che vengano distrutti o ristrutturati in funzione di un nuovo sistema di controllo, di comando, dentro un progetto di riaggregazione politica in rapporto con altre forze. Quali altre forze? Allora, qui, non c'è molto da stare allegri e non credo che vadano alimentati anche illusioni rispetto alla possibilità di ricostruire forme di organizzazione politica novecentesche. Lenin è stato un genio della tattica politica, perché i geni della politica operano nel contingente, sempre. Machiavelli, qui ha ragione Mario Tronti, poi dice un sacco di altre cazzate, sono una serie di cose, ma ha ragione nel dire che fra Lenin e Carl Schmitt non ci sono grandi differenze, no? Identificazione del nemico, cogliere l'occasione, costruire un'organizzazione che è funzionale a quel momento storico lì, non, no? Perché quello non è il livello dell'astrazione, ma è il livello invece in cui operiamo noi esseri umani con le nostre singolarità e particolarità. Allora, qui qual è una forma possibile oggi, essendo così frantumata la classe, divisa, moltiplicata in infiniti strati, no? Per cui le lotte le hai, non le hai più nelle fabbriche, nelle grandi fabbriche, parlo dell'Italia, appunto scendo nel particolare, nelle grandi fabbriche, se non episodicamente, ma le hai, nelle filiere della logistica, per esempio, le hai fra gli immigrati, le hai per il diritto alla casa a Roma, qui ci sono i compagni della rete dei comunisti di Roma, conoscono molto bene questo fenomeno. E le hai in Valsusa su questione del territorio, della distruzione del territorio, le hai a Taranto, io vivo in Salento da un po' di anni e quindi vedo da vicino questa trasformazione importante che c'è stata della lotta politica contro l'ILVA, che è passata da una dimensione puramente sindacale, tradizionale, puramente difensiva, non ha futuro. Chi dice agli operai dell'ILVA resistete per il vostro posto di lavoro li piglia per il culo. L'ILVA non è salvabile. Ci vogliono per passare a una tecnologia di produzione, perché quella è una tecnologia arcaica e produce tutto quel bordello perché è una tecnologia arcaica. Per passare a una tecnologia compatibile con un ambiente che comunque è già devastato, ci sono tecnologie che sono cinesi o austriache, sono state, che costano, non mi ricordo se 50 miliardi di euro costerebbe rifare l'ILVA in modo aggiornato. Probabilmente arriveranno gli indiani o i cinesi che se la comprano, la smantellano, licenziano l'80-90% della gente a blocchi e poi ripartono con una forza lavoro molto più snella, perché richiederà molto meno forza lavoro. Quindi è però partita una consapevolezza in molti, anche operai, di questa cosa, e una lotta che è una lotta che riguarda la città e non soltanto gli operai della fabbrica, che riguarda la rabbia, l'odio di persone che hanno visto centinaia di parenti morire di cancro, da diossina, compresi bambini di pochi mesi o di qualche anno, e che vogliono uscire da questa situazione. E quindi comitati locali. Allora, io sono un vecchio...
da questo punto di vista comunista consigliarista, fra virgolette, no? Nel senso che ho sempre guardato con grande simpatia a quel filo rosso che va dalla Comune di Parigi ai soviet russi, ai consigli degli operai e dei soldati tedeschi del 19, ad altre infinite esperienze di questo genere come quella che citavo recentemente riguardo la situazione argentina. So anche però che tutte queste forme di aggregazione dal basso hanno dei limiti radicali, cioè a un certo punto incontrano un tetto politico che è molto difficile da sfondare e quindi hanno bisogno di un progetto politico che si elevi a un livello un pochino più alto, che sia in grado di contrastare i livelli superiori del comando capitalistico. Questo come si può fare? Non lo so, cioè, diciamolo subito chiaramente, non credo che esistano modelli. Siamo di fronte a un compito enorme di ricostruire un progetto di aggregazione, che sia un progetto di aggregazione fra pezzi diversi di movimento, in cui ci vuole una grande creatività. Io per esempio non credo più a una distinzione netta fra sindacato e partito. Qui ho portato l'ultimo libro di Giorgio Cremaschi sulla resa del sindacato più forte d'Europa, che descrive la fine della CGIL e in generale del sindacato confederale in Italia. È ovvio che i sindacati di base non sono oggi in grado da soli, fra virgolette, di coprire il vuoto gigantesco che si è aperto con il crollo di queste associazioni per la tutela degli interessi dei lavoratori. Però è altrettanto ovvio che sono una struttura embrionale con cui lavorare, con cui federarsi e che tende ad avere un ruolo direttamente politico, non puramente sindacale, perché chi capisce c'è abbastanza cose per mettersi nell'ottica del sindacato di base è già sulla strada per diventare un quadro politico, non è semplicemente un quadro sindacale che va a sostituire i vecchi quadri della CGIL. Quindi un processo di aggregazione politica è secondo me un nuovo modo di interpretare il discorso gramsciano sul farsi partito e sul farsi stato delle classi subordinate. Qui non c'è, anche qui non mi piace mai assumere modelli, però c'è un'esperienza interessante di cui in America Latina su cui ho avuto modo di ragionare, che è la storia della Bolivia. Attenzione, Evo Morales, per carità, sono contento che l'abbiano rieletto per la terza volta, forse si farà eleggere a vita perché stanno cambiando la Costituzione per permettere che possa partecipare all'infinito finché campa le elezioni. Però so che Morales non viene dall'esperienza del sindacalismo indio, contadino, ha 20.000 meriti, però ha le sue debolezze ideologiche, politiche e organizzative. Però il processo boliviano è un processo interessante. Il MAS, il Movimento del Socialismo, è una forma partito abbastanza nuova che è nata federando soggetti differenti, i vecchi sindacati contadini, che in Bolivia sono qua, vuol dire gli indios, il 73% della popolazione boliviana è india. Io ho visto l'Ecuador, soprattutto l'Ecuador ha avuto una specie di controrivoluzione carismatica con la presidenza di Rafael Correa, con però una popolazione india molto più debole, 30%, è un prevalere dei ceti medi urbani che invece si sono in qualche modo impadroniti del processo di riforma e di trasformazione politica. Questo in Bolivia non è successo, anche perché i sindacati indios ecuadoriani si sono totalmente etnicizzati, mentre quelli boliviani hanno mantenuto una continuità con la tradizione socialcomunista che era presente nel paese, e quindi con un più alto livello di consapevolezza politica. In questo processo di aggregazione federativa hanno fatto confluenza i vecchi partiti scioltisi della sinistra tradizionale, il movimento femminista, nuovi movimenti urbani, cioè una totalità di soggetti che è stata condotta in qualche modo a, questa è l'accusa che gli viene fatto dagli altri regimi di sinistra ma più moderati in America Latina, dicendo con una logica corporativa, perché ci sono tutte queste associazioni che rappresentano interessi particolari, e si dice occupando lo Stato.
che secondo me è il loro merito, il fatto che si sono messi a smontare dall'interno lo Stato, letteralmente a smontarlo dall'interno, occupando le istituzioni e trasformandole progressivamente in momenti funzionali agli interessi delle classi subordinate, che continuano a essere anche conflittuali fra loro, diciamoci chiaro, però vengono mediati, composti, no? C'è un dibattito, un confronto continuo. Chiudo con un esempio che mi ha colpito moltissimo di quello che è successo, un'ultima cosa che è successa. Allora, in Bolivia c'è un tasso altissimo di lavoro adolescenziale infantile. Allora, in ottemperanza alle leggi dell'ONU sulla necessità di proteggere i bambini, alle ONG che premevano in questo senso, si comincia a discutere di una legge che proibisca il lavoro al di sotto di una certa età. Cosa succede? I bambini ecuadoriani formano un sindacato con decine di migliaia di iscritti e fanno sciopero, dicendo: cari signori, è inutile che ci dite di non lavorare, noi se non lavoriamo crepiamo di fame, noi siamo uno dei pilastri dell'economia boliviana, perché se smettiamo di lavorare crolla tutto, sono centinaia di migliaia, milioni di bambini che lavorano. Allora, che cosa vogliamo? Dateci il salario minimo garantito, dateci condizioni di lavoro umane, non impediteci di lavorare. E hanno vinto la battaglia, cioè nello scandalo generale dei giuridicisti, no, e dei diritti costituzionalizzati, il governo di Morales ha detto: ok, d'accordo, vi diamo un salario minimo garantito, cercheremo di proteggervi il più possibile. Però questo è un discorso di classe che parte dal basso, anche se classe infantile, fra virgolette, che dimostra la possibilità di muoversi in un contesto assolutamente contingente, particolare, quel paese lì, quella storia lì, quei soggetti lì, no? È per questo che noi saremo sempre locali, fra virgolette, perché dovremo sempre partire dalle dimensioni concrete di una composizione particolare di classe, di una storia, di una cultura. L'ultima cosa che vorrei dire sulla questione dell'Europa, allora, io ho letto il vostro documento, io credo che ci sia un problema importante da affrontare, una specie di variazione, di variante da adottare di quella che ai tempi, in un contesto completamente differente, Lenin definiva la questione nazionale, stando molto attento, no, ai dogmatismi che cercavano di ridurre tutto alla polarità capitale lavoro astratta, due classi che si confrontano, dice: no, ci sono altre questioni. Gramsci anche fu molto attento a questo, per altri versi. Cosa vuol dire stare molto attenti a questa cosa? Vuol dire che nella dimensione di opposizione all'Europa esistono tutta una serie di aspetti che, come sapete, vengono sfruttati ampiamente dalle destre. Ieri a Milano ci stavano decine di migliaia di persone in piazza portate da leghisti più fascisti. In Grecia Forza Nuova ha ottenuto il 15% alle ultime elezioni e organizza i pogrom contro gli immigrati, no? Stranieri che vanno in Grecia. Noi non possiamo assolutamente lasciare le paure, le ossessioni che sono nei ceti popolari, non sono, perché la borghesia ha bisogno degli immigrati. Attenzione, questa è una grande contraddizione, cioè i neoliberisti, no, che hanno bisogno della forza lavoro, no? Qui ha ragione Mezzadra, con cui non sono in conflitto su tantissime altre cose, suo ultimo libro sul confine, che dice: il confine non è fatto per impedire, il confine è una membrana semipermeabile che seleziona e fa entrare quelli che servono e li lascia in forma illegale perché possano essere più sfruttabili, no? E gli altri vengono messi in attesa per poter poi tornare ad alimentare questa nuova forma di esercito di riserva. Quindi noi dobbiamo capire che esistono tutta una serie di dimensioni di conflitto che hanno una specificità locale e che devono essere lette, analizzate, interpretate. Non è che dobbiamo metterci a dire no agli immigrati contro
no, in concorrenza con la Lega. Noi dobbiamo organizzare gli immigrati, però dobbiamo organizzare anche quelle resistenze popolari, quelle paure culturali, politiche e sociali che vivono nei quartieri, nelle situazioni concrete dei quartieri. A Napoli stanno cominciando a farlo in qualche modo, sono bravi, no? Non solo i compagni della rete, ma anche una parte dell'autonomia sta lavorando bene da questo punto di vista, a Roma anche. E nel sud è un po' più facile fare questo perché non abbiamo, come dire, lo schermo ideologico leghista, è più immediata la possibilità di fare un discorso. E infatti una cosa interessante che si è vista alla manifestazione l'ultima di Napoli era la gente che applaudiva dai balconi, cioè è stato fatto un salto di qualità da questo punto di vista, una maggiore capacità di avere una relazione con i problemi concreti della gente, di dargli voce, di articolarli di più. Un esempio concreto per andare in un altro concreto, in un altro singolare, io ho suscitato un po' di scandalo, fra virgolette, nell'ultima riunione di Rossa che si è tenuta a Bologna, dicendo che avremmo dovuto ragionare sulla lezione scozzese. Allora, attenzione, perché in Scozia non era semplicemente in gioco, fra virgolette, un problema di nazionalismo locale. L'aspirazione all'autonomia degli scozzesi, che ha mobilitato l'intera Europa contro, non solo la regina, no? Ma la Germania, la comunità europea, no? Dicendo vi faremo a pezzi, gli hanno detto in poche parole, gli hanno impedito di vincere dicendo guardate che tanto voi nella comunità non entrerete, quindi vi segheremo, dovrete avere una vostra moneta, ritireremo gli investimenti, eccetera eccetera. Ma il vero, quello che spingeva tantissima gente a chiedere autonomia è che la Scozia aveva difeso un sistema di welfare molto più forte di quello inglese, c'era una motivazione popolare, c'era una motivazione di base, di classe, a rivendicare anche un'autonomia locale. Un sistema più complicato di questa storia è anche quello che sta succedendo con la Catalogna da questo punto, per tacere dei baschi poi, no? Esistono delle dimensioni di conflitto che, attenzione, sarebbero regressive se noi le ponessimo in una prospettiva che è quella del proliferare dei piccoli stati-nazione. Non è questo il punto. Non è sostenere i patriottismi, è sostenere gli interessi, capire, analizzare, organizzare e sostenere gli interessi delle comunità. Esattamente come si cerca di analizzare, capire e sostenere la lotta dei 40.000 valsusini contro la TAV. Questi sono momenti che vanno visti, capiti e organizzati al loro livello. E da cui poi, e dalle cui esperienze possono nascere selezioni di esperienze, di competenze, di conoscenze, di saperi, di capacità politica e organizzativa per avere a disposizione i quadri per un processo di aggregazione politica, partitica di tipo nuovo, vedremo, chiamiamola come vogliamo, non mi piace configurare le cose, siamo troppo indietro, ricacciati troppo indietro per poterci illudere di vedere già dei modelli precisi che configurano un processo di aggregazione politica. Una delle cose per cui io apprezzo molto quello che è successo nell'esperienza di Rossa e di altri è questa modestia nel dire mettiamo lì un piccolo chicco di aggregazione di un processo politico, non inventiamo l'ennesimo micropartito che andrà avanti, che non ha nessuna prospettiva, cioè non possiamo metterci in una dimensione minoritaria. Non possiamo metterci in una dimensione minoritaria, né possiamo illuderci di rifare il partito di massa maggioritario della nostra tradizione. Ci mettiamo in un processo di aggregazione politica che sarà lungo, difficile, faticoso, e un elemento del quale molto importante sarà la questione della conoscenza e del sapere, cioè il fatto che i quadri che si selezionano in tutte queste esperienze devono essere messi a un livello alto di comprensione del mondo in cui vivono.
E quindi mentre fanno esperienza nel singolare, nel particolare, nel contingente, devono essere istruiti per capire il generale, devono essere istruiti per capire che catena causale porta la loro condizione particolare fino a Wall Street, fino alla City di Londra, fino ai processi che sono in atto a livello globale. Basta.